buonasera a tutti. L'8 giugno di marzo. Ah, davvero? Sì. Ministro, buonasera. Ci spiega bene queste parole su Lanzalone, che ha detto è stato un premio. Ci spiega bene l'autografo, presidente? Sì, che senso malinteso? Sono 3 anni che io spiego. Ho già risposto. Un grande malinteso è stato un premio, quindi è quello. Malinteso questa parola. Ovvero? Ma in che senso? C'è un arrestato? C'è una persona arrestata? Non ha paura che sulla questione si fa venire un po' la Lega, anche in queste amministrative, oggi qui per l'amministrativa. Non gli fate male ai giornalisti. Ma perché mi dovete? Maio. Non ha paura che favorisca un po' anche. No. No, il fatto che ci siano anche Fraccaro e Bonafede, che sono stati loro, almeno così si dice, a portare Lanzalone alla sinistra. Disposti a scendere a compromessi con nessuno. Noi non facciamo accordi di programma, noi non facciamo apparentamenti, perché l'unico modo per continuare a raggiungere gli obiettivi è quello di mettere la X sul simbolo del Movimento 5 Stelle, che potrà avere la maggioranza per portare a termine tutti gli obiettivi che noi abbiamo scritto nel nostro programma, perché il nostro programma è vincolante e noi siamo una delle poche forze politiche che in questi 5 anni hanno messo la spunta su ogni punto del nostro programma, e vogliamo farlo per altri 5 anni, vogliamo portare a termine i lavori che abbiamo iniziato e vogliamo continuarli di nuovo, vogliamo sviluppare la città, vogliamo migliorare i servizi alle persone, vogliamo fare una città alle persone. Il nostro programma è un'altra cosa, ed è per questo che il 24 giugno avete nuovamente una scelta da fare. Andate a votare, non lasciate agli altri la possibilità di scegliere per voi. Andate a votare, convincete le persone che hanno votato anche per altre liste a leggere il nostro programma, a vedere quali sono le nostre proposte, perché dopo che leggeranno il nostro programma e il programma dei nostri avversari, la scelta sarà naturale. Il 24 giugno sarà naturale votare il Movimento 5 Stelle. E andiamo, perché quello che abbiamo scritto lì, noi abbiamo dimostrato in questi anni di portarlo a termine. Abbiamo la forza, abbiamo la capacità, dateci la possibilità di continuare a scrivere la storia. Grazie a tutti. Grazie Adriano. Aggiungo una piccola cosa, tutto quello che vi ha raccontato Adriano è stato possibile realizzarlo in questi 5 anni a Pomezia, e sarà possibile, se ce ne darete la possibilità e l'opportunità di continuare a farlo, grazie ad una rete. Noi, Adriano, non sarà mai da solo, potrà contare sul supporto del gruppo regionale del Movimento 5 Stelle. Anche in regione la scorsa settimana abbiamo approvato il bilancio con numerose e importanti proposte per la sicurezza del territorio, per l'ambiente, la raccolta differenziata, per la manutenzione delle strade. Ma soprattutto il Movimento 5 Stelle a Pomezia potrà contare su un supporto fondamentale, quello dell'attuale governo del Paese. Ed è per questo che oggi, stasera, qui con noi, il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, nonché il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo, Luigi Di Maio.
buonasera, buonasera a tutti. Grazie di essere qui. Prima di tutto io voglio fare i complimenti ad Adriano, Valentina e a tutta la loro squadra, il gruppo di Pomezia, perché il gruppo vince sempre sul singolo ed è stato dimostrato anche qui, e li ringrazio per questa lezione che ci hanno dato. Io ormai sono 10 giorni al lavoro nei miei 2 ministeri per dare più lavoro a questo paese. Ve lo dico col cuore, ho scelto i 2 ministeri dove c'è più sofferenza. Il Ministero del Lavoro e il Ministero dello Sviluppo Economico sono quelli che affrontano le crisi d'impresa, sono quelli che affrontano il problema della disoccupazione, della povertà, dei pensionati e dei loro problemi, del terzo settore. Tutti i problemi degli imprenditori, dei commercianti, tutti i problemi legati ai professionisti, sono tutti racchiusi in questi 2 ministeri. Ma prima si considerava il dipendente da una parte e chi faceva impresa, il commerciante, il negoziante, da un'altra. Io ho scelto questi 2 ministeri e ho deciso di metterli insieme, perché soprattutto in Italia, dove il 99% delle imprese è fatto da piccole e medie, dove il 95% ha meno di 15 dipendenti, è assurdo continuare a parlare di contrapposizione tra chi dà lavoro e chi lavora, perché soprattutto nei negozi, tra i professionisti, nelle imprese agricole, dell'agroalimentare, nelle imprese piccole dell'Italia, l'imprenditore lavora nell'azienda e chi ci lavora si sente pure un po' imprenditore, perché altrimenti il miracolo del Made in Italy nel mondo non l'avremmo mai fatto senza imprenditori e dipendenti insieme che combattevano la stessa battaglia. Quindi su ogni tema io ho prima di tutto un obiettivo, che è quella di smetterla di alimentare la guerra tra poveri. Oggi noi abbiamo imprenditori, professionisti, negozianti che sono schiavi della burocrazia e dei costi che ruotano intorno e che creano corruzione, e i dipendenti che sono schiavi di Jobs Act, di continuo precariato, di contratti a un giorno e di enormi problemi per cui a volte scelgono di avere un lavoro anche in pessime condizioni di sicurezza, che causano morti sul lavoro che ormai arrivano ad oltre una al giorno, oltre una morte sul lavoro al giorno. Qual è il mio dovere? Fare 4 cose. Aiutare chi dà lavoro a lavorare per darne sempre di più e non a lavorare per lo Stato. Spesometro, redditometro, split payment, studi di settore, tutti strumenti che erano stati creati per correre dietro agli evasori e stanno combattendo la gente onesta che ha sempre pagato le tasse. E questi strumenti vanno eliminati il prima possibile, non servono a nulla. Secondo, le imprese che vogliono venire ad investire in Italia sono le benvenute. Ridurremo i tempi della giustizia anche per aiutare chi dall'estero viene a investire qui. Non ci vogliono 7 anni per arrivare a una sentenza, devono volercene 3-4 come in tutti i paesi europei, 2 anche di meno se serve. Aumentiamo il numero di magistrati, il numero di dipendenti dei tribunali e così riusciamo a far camminare i tribunali dalla mattina alla sera e non più a mezza giornata. Non è un'accusa al personale di chi ci lavora lì dentro, ma è troppo poco. Però dobbiamo chiarire una cosa molto importante, che se un'azienda straniera viene in Italia ad investire e prende soldi dallo Stato per investire qui, non è che poi dopo 10 anni se ne delocalizza in Turchia, delocalizza in Argentina o delocalizza in altri posti. Perché se è così, e questo è un mio dovere da Ministro dello Sviluppo Economico, se è così, o restituisci tutti i soldi che hai preso, da qui non te ne vai, perché le famiglie italiane non le lasci in mezzo ad una strada. Poi c'è un altro tema, che è quello del precariato. Ve lo dicevo prima, qui siamo ormai disposti a tutto per un lavoro, e lo capisco, per carità, è il nostro primo problema. Chi ce l'ha a volte è un lavoro senza alcuna dignità. A volte ci basta il lavoro e non lo stipendio, cioè invece di restare a casa ci sono giovani
che accettano un lavoro in cui ci rimettono soldi per recarsi sul posto di lavoro, in cui guadagnano meno di quello che serve solo per andare a lavorare, pur di dire di avere un lavoro. E questo succede da noi e non succede altrove, perché in Italia non è mai stato fissato il livello di salario minimo, che significa che al di sotto di un certo prezzo un essere umano non lo puoi pagare, perché ha delle esigenze per la sua famiglia e per se stesso che sono importanti, ma allo stesso tempo paghiamo in questo paese il costo del lavoro più alto che c'è. E questo costo del lavoro grava su chi dà lavoro, sui commercianti, sugli imprenditori, sui professionisti, e va abbassato, perché questo significa un paese in cui ci sono più risorse in circolazione, c'è gente che guadagna di più e facciamo girare l'economia per tutti. Per fare questo, prima di tutto però, dobbiamo ridurre il precariato. Come si riduce? Ma se un contratto a tempo determinato me lo possono rinnovare sempre all'infinito, io non avrò mai una prospettiva. Sono stati aboliti i voucher, ma adesso si fanno i contratti a un giorno, che sono come i voucher quando si fanno i contratti. Si è fatto una serie di interventi sul mondo del lavoro per dire una cosa, che sta crescendo l'occupazione. L'altro giorno io sono stato felice di non aver commentato i dati sull'occupazione, perché voi sapete che circa ogni 3 mesi escono i dati che il TG vi dà e che vi dice aumentata l'occupazione giovanile. Aumentata l'occupazione generale. È così che si sono fatti male quelli del governo precedente. Venivano da voi e vi dicevano no, tu devi dire che stai meglio, perché i dati dicono che l'occupazione giovanile sta crescendo, smettila di lamentarti, perché i dati sull'occupazione generale stanno crescendo. Poi li vai a vedere quei dati e scopri che per esempio l'occupazione generale cresce anche perché hanno fatto la legge Fornero. E quindi chi doveva andare in pensione adesso cerca di nuovo lavoro e magari lo trova un lavoretto, e dicono che quello è l'innalzamento del livello di occupazione. No, quello doveva stare in pensione, tu non ce l'hai mandato, adesso che è disperato e cerca lavoro tu mi vieni a dire pure che dobbiamo essere felici che quello che non è andato in pensione ha trovato lavoro. O tra i giovani i contratti sono un giorno, una settimana, lo chiamano lavoro, ma quella è una continua ricerca di lavoro. E a quegli stessi giovani imputano la colpa del calo demografico, che non si fanno figli, e grazie mille. Ma come puoi pensare a un figlio quando hai un contratto di lavoro che dura al massimo 15 giorni o 20 giorni? Come puoi fare a pensare a un figlio così? Per non parlare del lavoro a cottimo, che credevamo fosse un tipo di lavoro superato, e invece oggi... Io ho voluto aprire le porte del Ministero del Lavoro a una generazione di ragazzi che è il simbolo di una generazione abbandonata. Si chiamano i riders, queste parole inglesi per raccontare di ragazzi che in bici consegnano i pasti a casa della gente e dipendono da un'app che sta sul cellulare. Bene, io li ho incontrati perché queste persone mi avevano scritto e mi avevano detto: noi non ci sentiamo rappresentati da nessun sindacato. Non ci sentiamo rappresentati da nessuna forza politica, perché noi cerchiamo di lavorare, ma lavoriamo per un computer che neanche ci conosce, che a volte neanche ci fa un contratto, e veniamo pagati anche 3 euro al giorno, 2 euro al giorno, pur lavorando su quella bici 5-6 ore al giorno, 8 ore al giorno, 10 ore al giorno, ma soprattutto se qualcuno di noi si fa male non abbiamo un minimo di assicurazione di nessun tipo, non riguarda solo loro. Perché se pensiamo a tante categorie di giovani che stanno lavorando, troviamo lo stesso problema. Io li ho incontrati al Ministero il primo giorno da Ministro, prima ancora di insediare i gabinetti, di cambiare i capi, i dirigenti e tutto quanto. Li ho voluti incontrare, gli ho detto: noi da oggi cominciamo a lavorare insieme e voglio scrivere una norma che dice che non deve più esistere che in un paese come il nostro ci sono ragazzi che vengono pagati 2-3 euro al giorno senza nessuna copertura assicurativa, senza nessun contratto, e la chiamano pure nuova economia. No, dobbiamo chiarirci, perché se nella nuova economia l'essere umano vale quanto una macchina e la macchina vince sempre perché costa sempre di meno, allora se si vogliono avvalere dell'essere umano devono avvalersene pagandolo, perché è un essere umano e fa ancora la differenza. Se invece quei pasti li vogliono consegnare, come fa Amazon per alcune cose, con i droni, lo facciano, ma finché
si mette in competizione l'uomo con la macchina, l'uomo costa di più perché porta l'umanità nel lavoro, i suoi talenti e le sue capacità. E quindi ieri ho avuto un secondo incontro con questi ragazzi e stiamo scrivendo una norma che entrerà nel primo decreto utile di questo governo e gli consentirà di avere un salario minimo e un'assicurazione, così quando vengono investiti nel Stato, spero mai, ma purtroppo succede, hanno un'assicurazione e hanno anche un salario minimo. E poi c'è una quarta cosa, poi vi dico perché vi sto dicendo queste quattro, che è il gioco d'azzardo. Io oltre a essere ministro del lavoro, voi sapete che sono anche ministro per lo sviluppo economico. Nello sviluppo economico ci sono le telecomunicazioni. Tutti dicevano che Di Maio stava andando al governo per vendere telecomunicazioni alla Lega e quindi a Berlusconi. Me ne sono tenute io e ancora una volta le male lingue su di me, sul movimento, sono state smentite. Quindi le telecomunicazioni le gestiamo noi, anzi io in prima persona. C'è una cosa che voglio fare subito sul gioco d'azzardo e ve la voglio spiegare. Perché è vero che eliminando del tutto il gioco d'azzardo lo mettiamo nelle mani delle società criminali, delle organizzazioni criminali, cioè società gestite dalle organizzazioni criminali, ma è anche vero che in questo paese tante famiglie stanno finendo in miseria non perché esiste il gioco d'azzardo, ma perché viene pubblicizzato all'inverosimile in tutti i modi. Ormai hai un meccanismo per cui ci sono questi poker online, tutta questa roba che stanno alienando giovani e meno giovani, e non è vero che ci gioca chi c'ha i soldi. Più sono disperate le persone e più si legano alla ludopatia, più si legano a questo fenomeno. Che cosa voglio fare io? Prima di tutto vietare la pubblicità del gioco d'azzardo, vietarla per sempre, come si è fatto tempo fa per le sigarette, ve lo ricorderete. Iniziamo da lì. Poi cominciamo a dire che è vietato installare impianti slot vicino alle scuole, un massimo per città, e poi dobbiamo mettere in condizioni le ASL di fare terapia a tutte quelle persone che sono finite nel vortice di questo gioco d'azzardo, per recuperare padri e madri di famiglia che hanno speso tutti i loro risparmi nel gioco d'azzardo. Queste quattro cose che vi ho raccontato entreranno, queste quattro categorie di cose, entreranno nel primo decreto che firmerò da Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, che si chiamerà Decreto Dignità, e metterà al centro di nuovo i cittadini e le persone in Italia. Le facciamo subito perché non c'è più tempo da aspettare e non c'è più tempo per rimandare questi argomenti. Poi ce ne sono due sui quali come ministro lavorerò il più possibile e sono nel contratto di governo. La prima è l'abolizione della legge Fornero, che non ha mandato in pensione un sacco di gente, perché vedete, superare la legge Fornero significa fare una cosa molto semplice: non solo garantire a chi doveva andare in pensione e andare in pensione, ma ai giovani di entrare nel mondo del lavoro. Quella è una legge che riguarda i giovani e non gli anziani. E secondo, è una legge che ci permette di fare un po' di ricambio nella pubblica amministrazione, perché col pensionamento di dipendenti che hanno dato alla pubblica amministrazione per anni possiamo inserire nuove energie e nuove competenze per prepararci alle nuove sfide della pubblica amministrazione, che sono del tutto diverse da quelle di 30 anni fa, per come è cambiato il modo di fare i servizi, per come è cambiata la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Ora voi mi direte: ma dove li prendi tutti questi soldi? Prima di tutto fatevi dire la seconda cosa, a cui non abbiamo rinunciato e a cui daremo tutta la nostra forza, che si chiama reddito di cittadinanza, che è l'obiettivo che ci siamo dati di realizzare e lo realizzeremo. Il reddito di cittadinanza non serve a far stare la gente sul divano a prendere soldi, tanto è vero che lo abbiamo messo in un contratto insieme a quella Lega che diceva tempo fa che era una misura assistenzialista, poi gliel'abbiamo spiegato e si sono convinti anche loro. Perché? Perché il reddito di cittadinanza serve a fare una cosa molto semplice: se io ho due figli e perdo il lavoro e mia moglie non ha lavoro o mio marito non ha lavoro, noi cerchiamo un nuovo lavoro. Come facciamo? Dobbiamo andare a un centro per l'impiego che non sia più un'umiliazione ma che sia un'opportunità,
io voglio andare a un centro per l'impiego, non a queste agenzie di somministrazione lavoro che diventano in alcuni casi il nuovo caporalato, perché c'è caporalato e caporalato. Voglio andare in un centro per l'impiego che mi dia delle possibilità. Prima di tutto deve capire quali sono i miei talenti. Non è il collocamento dove portavi i tuoi requisiti, riempivi il modulo e ti dicevano le faremo sapere. No, deve essere personale che spiega, che capisca quali siano i miei talenti, le mie capacità e le mie possibilità, perché io ho due figli magari, ho un figlio, sono una madre di due bambini, quindi ho dei tempi della mia vita da rispettare. Poi ti dice, guarda, allo stato attuale servono questi lavori, formati per questo lavoro, inizia un progetto di formazione, non la formazione regionale che è servita solo al clientelismo politico, la formazione vera, la possiamo fare pure direttamente in azienda, senza dover mettere in piedi tutti i meccanismi di formazione regionale. Dopodiché lo Stato ti chiede, ti fa tre proposte di lavoro in quell'ambito, se le accetti bene, se non le accetti è un problema tuo. Voi mi direte, ma mentre mi formo, che magari servono 4, 5, 6 mesi perché ti devi formare bene, come faccio a sfamare i miei figli? Con il reddito di cittadinanza che si ferma il giorno in cui accetti quella proposta di lavoro dallo Stato, e si ferma comunque se non l'accetti, perché non è che stiamo qui a darti soldi così. C'è un vantaggio che varrà anche per Adriano, se lo vorrete sindaco di Pomezia, spero tanto di sì. Un vantaggio è che mentre quella persona prende il reddito, deve dare 8 ore gratuite di lavoro a settimana al suo sindaco per i lavori pubblici. Cioè significa che dal giorno in cui entra in vigore la nostra legge sul reddito di cittadinanza, tutti i sindaci d'Italia avranno a disposizione per 8 ore a settimana gratuitamente tutti i disoccupati della loro città che prendono il reddito di cittadinanza. Questo significa che voi ci guadagnate nei costi dei servizi pubblici perché hai delle persone che lavorano mentre prendono il reddito di cittadinanza, quindi probabilmente costerà anche di meno. Ora, questa cosa si dice che non si può fare, come la legge Fornero si dice che non si possa fare. Io vi voglio dire una cosa su questo: credo che tante cose che non si potevano fare abbiamo dimostrato che si potevano fare. Quanta gente diceva che al governo ci saremmo mai arrivati, ci siamo arrivati. Ci siamo arrivati anche nei ministeri più importanti, i ministeri che decidono la vostra qualità della vita, il Ministero del Lavoro, lo Sviluppo Economico, delle Infrastrutture, dell'Ambiente, della Salute, dei Rapporti col Parlamento, il Ministero del Sud, c'è un Ministero del Sud che gestirà i fondi della coesione territoriale, che porterà avanti quei progetti che servono a rilanciare alcuni territori, come i nostri, come quelli che riguardano le regioni che sono state colpite dalla crisi in questi anni. C'è tanto da fare su questo, però ci dicono sempre che non si può fare. Anche ai tavoli europei si dice sempre che non si può fare. Noi i soldi li vogliamo prendere da un po' di cose, prima di tutto dai tagli degli sprechi. Vi voglio dare una buona notizia: siccome negli ultimi 100 giorni vi abbiamo un po' annoiato con questo dibattito sulla formazione del governo, ci è voluto un po' per formarlo, lo so, avete avuto anche molta pazienza, ma in questi 90 giorni non abbiamo perso tempo, perché mentre noi provavamo a formare il governo e a scrivere il contratto di governo, il Presidente della Camera Roberto Fico e il Questore Riccardo Fraccaro della Camera dei Deputati stavano scrivendo una delibera storica che adesso è sulla scrivania di Roberto e sta per essere approvata la settimana prossima, il taglio dei vitalizi agli ex parlamentari, che sta per diventare realtà finalmente, ce l'abbiamo quasi fatta, quasi fatta. Ora a me non interessa quanti soldi recupereremo, a me interessa dirvi una cosa, che finalmente dopo tanti anni che quelli lì che vi hanno chiesto sacrifici si finanziavano i sacrifici, si finanziavano i privilegi con i soldi dei vostri sacrifici, adesso quei soldi ce li andiamo a prendere uno ad uno. Basterà? No, non basterà. Io ve lo trasmetto come entusiasmo, perché guardate, questo è un mio sogno da cittadino, tagliare il vitalizio a gente che in tutti questi anni
ha preso ingiustamente migliaia e migliaia di euro di pensione al mese dopo 3 mesi in Parlamento, dopo 3 anni in Parlamento. È una cosa ignobile se consideriamo che un pensionato minimo oggi, oltre 1 milione di pensionati minimi in Italia, hanno una pensione sotto la soglia di povertà. Cioè l'Eurostat ci dice, non noi, l'Eurostat ci dice che la soglia di povertà in Italia per arrivare almeno a fine mese con enormi sacrifici è 780 euro al mese. Quanti pensionati ci sono sotto i 780 euro al mese in Italia? Quanti disabili ci sono al di sotto dei 780 euro al mese con quello che ricevono dallo Stato? E questa è la più grande sconfitta di uno Stato incivile su cui dovremmo mettere mano, e che riguarda le politiche sociali del mio Ministero del Lavoro. Mi ci sto già mettendo al lavoro, perché dopo il taglio dei vitalizi, una legge che voglio fare subito da Ministro delle Politiche Sociali è il taglio delle pensioni d'oro, perché non esistono solo i vitalizi, esistono pure un mare di manager, di ex manager pubblici che non hanno versato i contributi per le mega pensioni che hanno preso. Allora noi fissiamo un tetto, 5.000 euro netti. Al di sopra dei 5.000 euro netti, tutti quelli che non hanno versato i contributi e prendono una pensione d'oro avranno una pensione per i contributi che hanno versato. È un concetto banale che vogliamo istituire. Questa roba qui è dentro il contratto di governo, perché vedete, c'è un vantaggio che ci permette anche questa convivenza, perché è un governo che ha dentro due forze politiche alternative, e non è che ci siamo presentati insieme durante le elezioni. Quindi io personalmente ho chiesto delle garanzie, ho detto vabbè, possiamo fare pure il governo, ma prima ci dobbiamo dire che cosa vogliamo fare insieme, e ci dovete dire chiaramente se siete d'accordo sull'acqua pubblica, sulla legge Fornero, sul reddito di cittadinanza, sull'abolire la buona scuola, sul superare il Jobs Act. Se ci dite che siamo d'accordo su questo, allora firmiamo un contratto davanti agli italiani e ci mettiamo al lavoro. Lo abbiamo firmato questo contratto, ma questo contratto è la garanzia di tutto, perché quando vedrete esponenti del governo dire delle cose che non sono lì dentro, e sono 60 pagine, ve le potete leggere a tempo perso quando volete, quando vedrete considerazioni che non sono lì dentro, dovete stare tranquilli, perché quella cosa, se non c'è lì dentro, non si farà. Anche perché le cose che abbiamo messo nel contratto valgono già lavoro per i prossimi 5 anni, se riusciamo a fare solo quelle, l'Italia l'abbiamo già cambiato, quindi non è che ci sia chissà quante altre cose da fare, visto il tempo che abbiamo di una legislatura. Poi è chiaro che il vantaggio di un contratto è anche la possibilità che ha, per esempio, l'opposizione di attaccarci. Per me va benissimo, io non mi offendo, anzi, guardate, quando sto tra i banchi del governo per me è un onore. Io l'altro giorno sono stato la prima volta a fare un'informativa sulle morti sul lavoro in aula alla Camera, dopo 5 anni che avevo presieduto la Camera da vicepresidente. Sedersi tra i banchi del governo a 31 anni è un'emozione, è un onore che devo a voi, e vi ringrazio per questo, perché voi mi ci avete mandato lì, quindi io vi ringrazio per questo. Però quando vedo gli altri che ci attaccano non mi fa un certo effetto, cioè non mi fa un effetto particolare, perché ci sono due questioni. La prima è che quando si attacca questo contratto di governo si ammette che abbiamo le idee chiare, poi possono non piacere, ma noi abbiamo scritto prima di fare il governo che cosa volevano fare. Gli altri non hanno mai avuto la possibilità di fare un contratto di governo, tant'è vero che noi non abbiamo mai potuto criticare il contratto del patto del Nazareno, perché non abbiamo mai capito che cosa ci fosse in quel patto. Poi un po' alla volta usciva che c'erano accordi sulla presidenza della Repubblica, c'erano accordi sulla legge elettorale per fregare noi, ma non l'abbiamo mai avuto. Ma non è un caso che quelli che hanno fatto il patto del Nazareno oggi sono finiti all'opposizione e quelli che non l'hanno fatto oggi stanno al governo del paese, perché i cittadini sono sempre più avanti di tutti i politici su questo e sanno bene dove portarci. Però il contratto di governo è una grande occasione che abbiamo avuto di capovolgere il metodo della formazione. Ci abbiamo messo molto, perché invece di discutere delle poltrone abbiamo discusso dei temi da fare, delle cose da fare. Lo so, questa è una cosa che, detta in Germania, che si fa dagli anni 60 il contratto di governo, o in altri paesi europei, farebbe ridere, se tu te ne vanti pure che prima avete deciso cosa fare e poi avete deciso chi lo doveva fare.
Sì, me ne vanto, perché in un paese anormale quando dici una cosa normale diventa rivoluzionaria. Purtroppo da noi prima si facevano i governi, prima si sistemavano tutte le caselle, ognuno si prendeva il suo sottosegretario e il viceministro, poi dopo, se c'era tempo per gli italiani, ci si occupava degli italiani, altrimenti erano già tutti contenti così e tiravano a campare 5 anni in attesa di fare una legge elettorale per fregare noi. Però con quella legge elettorale voi li avete fregati, perché avete mandato al governo noi. Ci sono tanti soldi da recuperare, non solo dai tagli, ma anche dall'Europa. Ed è l'ultima cosa che voglio dirvi stasera, però è un discorso importante. Il nostro Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nelle prossime settimane avrà degli appuntamenti importanti ai tavoli europei. Voi dovete sapere, non va sottovalutata, perché per noi quei temi sembrano sempre lontani. A volte non ci andiamo neanche a votare alle elezioni europee, perché non riusciamo a capire anche quanto sia incisivo il Parlamento europeo, chi decida. Tra poche settimane si decide in un consiglio importante i prossimi 7 anni di fondi europei. E dovete sapere che noi siamo arrivati, abbiamo scoperto che già si stavano tagliando e si stanno tagliando fondi all'agricoltura e fondi alla coesione territoriale per le regioni più in difficoltà, che stanno andando verso progetti o del nord Europa o l'esercito unico europeo, solita roba per poi finanziare cose che sinceramente sono di dubbia utilità. Bene, noi la settimana prossima ci mettiamo al lavoro per andare a quei tavoli e non chiedere trattamenti particolari. Noi chiederemo solo di essere trattati come tutti gli altri paesi europei. Se gli altri paesi europei hanno avuto la possibilità di recuperare margini di bilancio per finanziare le nascite dei loro figli, e allora un bambino italiano quando nasce deve avere gli stessi aiuti di un bambino francese e tedesco. Altrimenti poi non possono venirci a dire che siamo l'ultimo paese che fa figli in Europa, perché se quando nasce in Francia un bambino tu hai fino al terzo figlio babysitter, pannolini, la pubblica amministrazione con le corsie preferenziali, gli aiuti a scuola, e qui quando nasce un bambino sai già che lo Stato è contro di te, e allora non potete venire a dire agli italiani che sono gli ultimi che fanno figli, perché è chiaro che la Francia è la prima per numero di figli, è normalissimo, loro hanno un welfare familiare che aiuta le mamme e i papà che fanno figli a gestire un bambino che non solo è un onere dal punto di vista del tempo, è un onere anche dal punto di vista economico, ma è un atto d'amore, noi li vogliamo mettere al mondo, però ci devono dare la possibilità di avere dalla nostra parte lo Stato quando li facciamo, quando li mettiamo al mondo. Questo concetto qua è importantissimo, ai tavoli europei cercheremo di ottenerlo. Voi mi direte, ma come fai? È impossibile. Guardate che una settimana fa in Europa stavano modificando un regolamento che magari non dice niente, detto così, si chiama regolamento di Dublino, che è quello che riguarda l'immigrazione, e stavano modificandolo nella direzione di scaricare ancora di più il tema dell'immigrazione all'Italia, lasciandola da sola, come se non fosse già abbastanza da sola. È bastato dire come governo, col Presidente Conte, noi non siamo d'accordo con questa cosa, il tavolo è andato in fibrillazione, la Germania ci è venuta dietro e è saltato tutto. Vedete, il vero problema dell'Italia è che quelli di prima avevano abituato malissimo gli altri paesi europei, malissimo, perché noi passavamo sempre per quelli che alzavano la voce, ma poi un modo per farli arretrare si trovava sempre, un modo per far dire sì, si trovava sempre. Adesso è finita questa storia e l'avete visto già al G7 della settimana scorsa. A noi non ce ne frega niente di essere filo russi, filo statunitensi, gli statunitensi sono i nostri alleati storici e per carità stiamo nella NATO, ma il problema delle sanzioni alla Russia è che stanno danneggiando i nostri agricoltori e i nostri esportatori del design, del made in Italy. E non è che perché gli altri paesi europei non siano d'accordo noi ci stiamo zitti, cominciamo a dirlo. E guarda caso poi gli Stati Uniti hanno detto no, ma sarebbe meglio che la Russia rientrasse proprio nel G7 e diventasse di nuovo G8. Le cose a volte si sbloccano con le parole, ma soprattutto con una parola, no. Un po' di no ci aiuteranno ad ottenere tanti sì per gli italiani, anche a livello europeo. Basta cominciare a dire qualche no,
e si otterranno dei sì. Non tutto sarà semplice, per carità, però sul tema dell'immigrazione non possiamo più stare a guardare, è arrivato il momento di fare delle scelte e sono molto contento che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che quindi comanda le operazioni nel Mediterraneo con la nostra Guardia Costiera e con la nostra Marina, sia Danilo Toninelli, che è un nostro ministro che non ha mai fatto mancare l'appoggio a quella nave, l'appoggio umanitario a quella nave nel Mediterraneo, ma dobbiamo anche dirci che nel Mediterraneo non ci siamo solo noi, ci sono altri paesi europei, tra cui c'è anche Malta, qui diamo l'elettricità tra l'altro, quindi potrebbe cominciare ad essere un po' più solidale rispetto a tante cose che sono successe in questi anni. E io questa battaglia sull'ONG, se ricordate, l'ho iniziata io un anno fa, mi è piovuto addosso di tutto, però questo tema esiste perché c'è una differenza tra salvataggi in mare e traghettamenti in mare, quando ce li andiamo a prendere sulla costa lì e li portiamo qui, c'è una differenza, permettetemelo, perché c'è una differenza. Le elezioni comunali, adesso dico una frase che ha fatto tanta polemica, io la settimana scorsa prima dei ballottaggi ho detto: avere la fortuna di avere un sindaco 5 stelle in una città significa avere un sindaco che ha il governo nazionale dalla sua parte. Tutti hanno urlato gaffe di Di Maio, ma il vero punto è che anche i sindaci che non sono 5 stelle in Italia non hanno mai avuto il governo dalla loro parte. Andate a chiedere un po' ai sindaci in generale, pure dei partiti che governavano, tutti si lamentavano del governo centrale perché i comuni erano diventati il bancomat della politica, cioè da Roma nel senso al governo centrale si tagliava agli enti locali e vi massacravano trasporti, welfare, tutte quelle cose che riguardano la vostra vita ordinaria di ogni giorno. Adesso gli ospedali, in quanti comuni sono andati e mi hanno detto: qui hanno chiuso un ospedale, qui hanno chiuso un ospedale, adesso c'è solo l'ambulatorio. Ci sono tante questioni da affrontare, tantissime. Quello che mi rincuora per la sanità italiana è che finalmente da una parte c'è Giulia Grillo, ministro della salute, che oltre ad essere un'amica è un medico e conosce la situazione della sanità italiana, un medico che insieme agli infermieri, insieme agli operatori sociosanitari sono quelli che tirano avanti la carretta negli ospedali e che li ringrazio sempre perché fanno dei turni estenuanti per riuscire ad arrivare a far funzionare questo servizio. Però nel contratto c'è una cosa che vi voglio dire sulla sanità che abbiamo messo, e cioè che è finita l'epoca in cui la politica nomina i manager della sanità. Dobbiamo fare una norma molto chiara che dice che quando io vado in un ospedale a curarmi, chi sta a capo di quell'ospedale non deve ringraziare un politico per stare lì, ma il suo curriculum, perché forse la sanità comincerà di nuovo a lavorare per noi e non per gli altri, non per i politici. Poi ovviamente la sanità è una questione regionale, ma anche per questo ci metteremo a lavorare. Sulle liste d'attesa oggi Giulia ha scritto una lettera a tutti i presidenti di regione, ha detto: adesso diamo una stretta all'intramenia e cominciamo a sbloccare le liste d'attesa, perché il tema delle liste d'attesa e dell'intramenia sono collegate, non c'è bisogno di dirvi il perché. Ci sono molte altre cose da fare, io spero sempre di avere piazze come queste, perché il bello è che siamo al governo ma riempiamo ancora le piazze, questo è stupendo, perché non è una cosa scontata. Ringrazio la polizia che è qui, ma devo dire ci auguriamo sempre non ci sia mai bisogno di alcun intervento, e andiamo avanti per la nostra strada perché io ci credo tanto, quello che era impossibile è diventato possibile e adesso possiamo portare a casa un po' di risultati. Voi non sapete che soddisfazione sia stata oggi dare una direttiva al Ministero. Quando fallisce una società in Italia si nominano dei commissari straordinari. Quei commissari prima li nominava il Ministro con la sua discrezionalità, quindi immaginerete. Oggi ho istituito il sorteggio al Ministero dello Sviluppo Economico, così che tutti quelli che verranno dopo di me non potranno più fare le nomine con la loro discrezionalità. Si fa un albo. I professionisti si presentano, se hanno i requisiti accedono a quest'albo, si estrae il nome e va a fare il commissario, così non deve ringraziare più nessuno per stare lì. Sono piccole cose, ma che a lungo andare cambieranno questo paese.
Grazie a tutti e forza Adriano Zuccalà, sindaco di Pomezia. Buonasera a tutti. Grazie a Luigi che è impagabile, instancabile nonostante gli impegni di questi giorni. Grazie a voi perché tante di quelle cose che ha elencato Luigi, nonostante i tagli a Pomezia, grazie al Movimento 5 Stelle è stato possibile realizzarlo. 90.000 euro alle imprese, reddito di cittadinanza per i cittadini di Pomezia. E Adriano ha spiegato più volte per strada insieme ai consiglieri il futuro per le nostre imprese, perché è previsto lo stanziamento di 250.000 euro per le nostre imprese del territorio. Ma la scelta spetterà a voi. Io mi auguro di vedervi tutti il 24 nelle urne. Convincete gli astenuti, gli indecisi, fate capire quanto è importante scegliere un governo di buonsenso che possa proseguire l'opera di cambiamento a Pomezia. Invito qui i consiglieri, i candidati consiglieri e la squadra di governo, Luigi, che noi abbiamo presentato durante il primo mese di campagna elettorale. E ringrazio nel frattempo anche gli eletti dei comuni limitrofi, Rita Pollastrini, Maria Teresa Russo, il consigliere di Anzio, il consigliere di Cisterna, quindi abbiamo inserito consiglieri anche laddove non ce n'erano nei comuni qui limitrofi, anche loro non saranno lasciati da soli. Pomezia, fate sentire il calore, lo aspettavate domenica 27! Grazie a tutti, buona serata, ciao!